caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina e Uno Magazine. Buonasera e ben ritrovati ad Un Caffè con l'Esperto. Sono Claudio Campagnolo, siamo qui in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Questa sera parleremo di ambiente e lo faremo presentando un progetto innovativo. Benvenuto innanzitutto all'ingegnere Antonio Casotto. Buonasera. Presidente di Rete Innovativa Regionale Veneto Green Cluster. Cluster, non caster, cioè, anche se a volte sembra che per combattere contro chi è poco corretto nei confronti della sostenibilità ci vorrebbe veramente il generale caster, è così Antonio? Beh, va presa secondo me, non quella cattiva, la sostenibilità ambientale va metabolizzata e bisogna crederci. Un po' alla volta la coscienza io vedo che si sta rivelando proprio, almeno sulla gioventù, vedo mie figlie che mi bacchettano sulla raccolta differenziata casalinga, quindi vuol dire che stiamo andando verso la direzione giusta. Infatti è importante che a scuola insomma si insegnino le nuove leve del domani ad avere questo approccio con l'ambiente e la sostenibilità, altrimenti si finisce come Trump, presidente magari degli Stati Uniti, ma così un po' asino sotto il profilo dell'ambiente. Ma torniamo a noi. Allora, Antonio Casotto è nato a Padova il 22 ottobre del 65, bilancia per un pelo. Cuspide. Antonio risiede dal Bignasico con la moglie Daniela, hai due figlie che hai appunto appena ricordato, Elena di 14 anni e Anna Laura di 12, insomma femmine tutto spiano a casa tua, anche perché mi risulta che hai due cani femmine e siamo rimasti solo io e un gatto. Il gatto come si chiama? Hermes. Diciamo anche i nomi delle... È un trovatello a Vicenza, stranamente. A Vicenza, sì. Vi siete trovati a Vicenza e anche a Vicenda possiamo dire. Mentre le due cagnoline si chiamano Sandy e Zumba. E Zumba, quel ballo proprio. Esatto, Zumba è stata Anna Laura che ha messo questo nome e Sandy è stata l'Elena, una testa insomma. Allora, una laurea in ingegneria chimica presso l'Università degli Studi di Padova con una tesi sperimentale che mi ha colpito, questa vetrificazione di ceneri volanti ottenute dalla combustione di carbone in centrali termoelettriche. E pensate che la tesi che portò qui il giovanissimo ingegnere poi è stata adottata da alcuni stabilimenti francesi, è così? È proprio così. Ho avuto fortuna perché questa tesi che sembrava, insomma, chi è che si mette a studiare delle ceneri da combustione di carbone in centrali termoelettriche? Poca gente. Però era già una tesi sul riciclaggio di fatto, perché studiando appunto la vetrificazione di queste ceneri che hanno un forte contenuto di silice, è venuto fuori che potevano essere prodotti anche dei vetri per fibre piuttosto che vetro naturale, chiaramente molto scuro. E mi è venuto in mente di fare una inglobazione di contenuto molto inquinante all'interno del vetro, che non è altro che oggi viene chiamata inertizzazione. Quindi sostanzialmente inertizzazione non è altro che una vetrificazione, cioè vengono conglobate all'interno di una matrice vetrosa che per sua natura non riesce a rilasciare l'inquinante, vengono inglobate inquinanti. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco. Perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un Caffè con l'Esperto dove vuoi e quando vuoi. Io volevo rimanere un po' così sul leggiadro, no? Permetto anche un po' di scherzare perché Antonio Casotto è un amico innanzitutto. Mi ha colpito una cosa, tu sai che Orietta Berti ha il marito che si chiama Osvaldo, lei si chiama Orietta e i figli si chiamano Omar e Otis. E tu direi cosa c'entra questo con... C'entra perché l'ingegnere qui presente è a sua volta presente in diverse aziende che si chiamano Execo,
Ethan, Elite Ambiente e ci fu pure Energol. Ah. Dico, hai la sindrome di Orietta Berti, cioè, sì, quindi, sì. O c'è qualche altro motivo? Ma non te l'avevo detta, questa, quindi sei stato molto arguto a trovarla. La prima azienda si chiamava Elite Ambiente, la seconda Eco Management. Ah, Eco Management. È che manca. Seconda, ecco, infatti, non l'ho citata di tutto. E poi perché... abbiamo cominciato, siccome poi l'ecologia comincia per l'eco, ci sta bene, certo. Eccetera, e quindi un po' alla volta... Tutto con lei. Con secondo lei. Io pensavo invece che ci fosse un brainstorming di questo tipo, come la chiamiamo l'azienda? Tac, e lì esce il nome. Vabbè, torniamo seri, anche perché l'ingegner Casotto è il presidente di questa rete innovativa regionale che si chiama Veneto Green Cluster. E che cos'è Veneto Green Cluster? Ma innanzututto cluster sta per gruppo, immagino. Sì, rete. A me piaceva anche grappolo, perché fa tanto Veneto, sì, infatti, no? Cioè, però insomma. Di che cosa si tratta, Antonio? Allora, faccio una premessa, questo modo di aggregazione che è stata l'invenzione, ultima invenzione della comunità europea, non è più un'aggregazione di carattere tematico, sostanzialmente... Come veniva per i vecchi distretti. I vecchi distretti, esatto, c'era il distretto della Concia, delle ceramiche di Bassano, cioè tutti raggruppati quelli che fanno un qualcosa. E ha portato sicuramente 10-15 anni fa ha portato dei risultati, perché la massa critica chiaramente è riuscita anche a rappresentarsi nel mondo con un altro peso, però non ha portato innovazione, perché giustamente all'interno di uno stesso tavolo i competitor non è che mettono sul piatto le novità, ovviamente. E la comunità europea, con un meccanismo che poi se volete vi spiego, è riuscita invece a creare un piano di sviluppo industriale finalizzato all'innovazione, fatto appunto con tutta la filiera trasversale, dal produttore al consumatore. Quindi all'interno di queste reti innovative ci deve essere chi produce rifiuto, chi lo tratta e lo trasforma e chi lo riutilizza. E questa è l'economia circolare, sostanzialmente. La famosa economia circolare. E questo non soltanto nel settore nostro, un po' in tutti i settori si cerca di creare dei sistemi virtuosi che riciclano, che risparmiano. Ognuno può fare la propria parte, no, in questa economia assolutamente circolare, a sì, partire sì. Proprio da noi cittadini, perché se siamo ligi, no, nel conferire i vari... Però ti devo fare una confessione, mi è capitato una volta di seguire con lo sguardo, no, uno di questi camion che raccolgono, cioè, e ho notato che alla fine tutti questi conferimenti separati, non so se era l'addetto poco corretto o l'azienda che faceva il conferimento poco corretta, poi ho visto fare un gran smissiotto, come si direbbe dalle mie parti. Accade ancora questo o ci sono dei meccanismi di controllo, di vigilanza in tal senso? Allora adesso, cioè, parlando dei rifiuti urbani, che poi è il segmento che curo meno, curo più rifiuti speciali, sui rifiuti urbani credo che adesso, dove c'è la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta differenziata spinta, non accada più, perché sostanzialmente c'è il giorno dove passano per la carta, quello per la plastica, quello per il vetro. All'inizio, quando c'erano le campane, venivano chiamate, o comunque i cassonetti di differenziata, poteva capitare che per far prima uno che trovava poca carta dicesse: dato che so qua, carico anche dato il vetro. Dato che so qua, esatto, carico anche il vetro. Certo. Però è capitato 15 anni fa. Va bene. Allora, torniamo invece all'Europa. Questo, la cosa interessante di questo nuovo programma che va dal 2016 al 2020, no? Che è un programma che in un certo senso l'Europa dice: io ti premio se tu innovi, fondamentalmente. Esatto. No? E la cosa interessante è proprio la formula trasversale che viene adottata. Cioè, una volta l'Europa pretendeva di imporre dall'alto determinate indicazioni, ricordate la famosa barzelletta della misura delle vongole, tanto per essere chiari, invece adesso opera in modo completamente rovesciato. Rovesciato, perché adesso dal basso raccoglie quelli che sono i sentori, le innovazioni, le idee, sulla base di queste le organizza e crea quelle che sono state chiamate, battezzate traiettorie di sviluppo. Le traiettorie di sviluppo riorganizzate fanno il piano industriale dell'economia europea, e all'interno di questo
disegno di questo grande progetto si inseriscono, ma come abbiamo capito sono nate dal basso, si inseriscono le iniziative personali delle reti tipo la Veneto Green Cluster e altre reti. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco. Perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo. Vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni su Canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Perché l'economia cosiddetta circolare, al di là di essere importante sotto il profilo della sostenibilità, dell'ambiente, è importante anche sotto il profilo economico? Beh, allora, io non sono una testimonianza, crea sicuramente lavoro, crea business anche. È un business, direi, virtuoso, perché comunque è finalizzato al recupero, risparmio di risorse. Cioè, francamente, al di là della discarica, che ormai è assodato anche nei paesi di Nord Europa, è l'ultimo step proprio della gestione del rifiuto. Però il Nord Europa, che è finalizzato più alla termodistruzione, termovalorizzazione, quindi alla valorizzazione energetica del rifiuto, dove c'è chiaramente contenuto energetico, tipo le plastiche, anche quella la vedo sicuramente molto meno interessante rispetto al recupero delle risorse intese come materie prime e seconde. Perché? Per due aspetti. Uno, perché è uno spreco, tra virgolette, bruciare qualcosa che può essere riutilizzato come materia prima. Secondo, perché bruciare, ricordiamoci sempre, crea un impatto. È un impatto, le famose PM2,5, PM10, eccetera, le polveri sottili, che è ormai abbastanza risaputo che non fanno così bene alla salute. Chiaro che un inceneritore controllato, moderno, eccetera, ha un impatto molto modesto, però ha molto meno impatto un'economia fatta di recupero di risorse. Solo un nome: qual è il rifiuto più rognoso, tra virgolette, da smaltire? Quello che ha in assoluto più burocrazia, quindi più rognoso da smaltire, è l'amianto. Se non avessi fatto l'ingegnere, cosa ti sarebbe piaciuto fare? Non lo so, il poliziotto. Il poliziotto, beh, io mi auguro che tu sia altrettanto vigile. No, lo dicevo da bambino, perché l'ho rifatto. In termini ambientali, il poliziotto casotto, fa anche rima. Senti, hai una foto a cui sei particolarmente legato? Sì, mi pare. Sì, ho una foto che mi ricorda qua, la vediamo quando ora. Ero giovane. Quando ero giovane, e siamo tre neoingegneri assunti in Agip, gruppo Eni, quindi pieni di speranze su una mega azienda che è stata molto formativa per quanto mi riguarda. Però di quei tre ingegneri, che fra l'altro hanno superato selezione eccetera, nessuno è rimasto in Eni. Questo secondo me è abbastanza indicativo, vuol dire che il mercato, direi, il mercato anche frizzante, tipicamente veneto o del nord-est, dà la possibilità di esprimere la propria creatività molto di più di una grossa azienda, secondo Bene. Me. Io conto di ritrovare qui l'ingegner Antonio Casotto a parlarci di questa rete innovativa regionale Veneto Green Cluster. Nel frattempo ti saluto e soprattutto ringrazio chi ci ha seguito fino ad ora. Alla prossima! Un caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina e Uno Magazine.